Speriamo che le domande non siano tante, perché vi vedo tanti. Allora, io mi trovo in una situazione paradossale dal mio punto di vista, che è quella di essere indagato e quindi accusato di partecipazione a una società segreta. Società segreta denominata P2, è un bellissimo titolo da riempire, molto pericolosa nella sua citazione, perché ricorda la P2 e ricorda anche gli eventi, come dire, negativi di quella P2. Mi riferisco al giudizio della magistratura finale, alla soluzione e alla disgrazia di molti capitati dentro, tipo importanti editori che si sono ritrovati senza niente, cito il caso del Corriere della Sera. Quindi è molto pericolosa per la democrazia, non da un punto di vista dell'indagine, ma da un punto di vista generale, parlare di associazione segreta, della quale io non conosco nulla, non ho mai saputo nulla, né della denominazione, non sono mai stato invitato a parteciparvi, non ne conosco le attività, non conosco alcunché, neanche le finalità. Però mi trovo invischiato in questa storia piuttosto vasta per alcuni aspetti, uno perlomeno quello che mi è stato contestato, uno relativamente alla situazione delle Eolie con Sardegna, l'altro a un ragionamento su alcune candidature, in particolare quella della Campania, e alcune questioni relative al giornale della Toscana, del quale sono anima editore di riferimento ma non proprietario per alcuni versamenti lì effettuati. Quindi mi trovo in una situazione paradossale, perché io non conosco gli argomenti, come ho detto, non conosco l'associazione, né mi è mai stato richiesto, né tantomeno ne conoscevo le finalità e eventualmente le presunte finalità e diciamo lo svolgimento delle cose. Tutto questo parte da un pranzo che si è effettuato, che è stato svolto a casa mia nel settembre del 2009, pranzo che nelle intercettazioni, una piccola variante al tema, ci dovrebbe essere anche il segreto istruttorio, ma in questi mesi io di segreto istruttorio non ho visto nulla, anzi ho visto girare le cosiddette pendrive nelle mani di tutti, come dire, anch'io ho letto quello che c'è scritto in queste famose pendrive. In queste famose pendrive c'è scritto come avviene. Il vizio è di leggere parzialmente le cose, ma se uno legge tutte, come avviene questo pranzo, come viene organizzato? Come viene organizzato e come si svolge e chi erano i partecipanti? Per la prima volta in vita mia io incontro, questo pranzo era stato organizzato per un'eventuale candidatura del giudice Miller. Poi sono arrivati in più di uno e in questo pranzo che si è svolto a casa si è parlato di questa candidatura, si è parlato, come si parlava in quel momento, anche dell'Odo Alfano, senza mezzi termini né esitazioni, e si è parlato di convegni che dovevano essere organizzati. I partecipanti a questo incontro, una parte io non li conoscevo, mi riferisco a chi mi è stato presentato come giudice Martone, come giudice Lombardi, come giudice Miller, che infatti io volevo incontrare insieme al sottosegretario Caliendo, Carboni, Dell'Utri e Martino. Questa è la composizione di questo pranzo. Dalle intercettazioni si capisce bene come è avvenuto, si capisce bene che non erano tutti attesi a questo pranzo, che quindi non c'è un'organizzazione, perché se fosse un'organizzazione sarebbe sciagurata, in quanto che non organizzata. E da questo pranzo, dove io per la prima volta, ripeto, ho conosciuto questo Martino e questo Lombardi, oltre che gli altri, si dice che lì è stato concepito, generato e tutto quello che è stato scritto. Questo pranzo il giudice Miller espresse compiacimento per essere chiamato
a un'eventuale candidatura, ma disse anche che non ne aveva né voglia né idea, perché altre erano le sue aspirazioni. Di questi signori io non ho più rivisto nessuno, e di nessuno mi riferisco sia al giudice Mille che al giudice Martone, mentre ho rivisto un'altra volta Martino e Lombardi, sempre per una candidatura che riguardava il presidente industriale Lettieri. Questi signori sono campani, quindi hanno sostenuto, e si legge dagli atti, Cosentino, Lettieri, Sica, insomma una lunga serie di candidati. Che, per ricordarvelo, è anche il mio lavoro, quello della selezione delle candidature, non è che sia una cosa esoterica, è il mio lavoro. E nei mesi antecedenti alle elezioni regionali io incontri, contatti su tutte le varie regioni, anche per fare delle istruttorie, ne ho avuti tantissimi, ma non si parla di quelli, si parla di questi, e questi parliamo. Quello che mi sembra strano è che un partecipante a un'associazione, dopo un pranzo di questa natura, dove si parla e si vuol incidere sullo Adalfano, io non sono stato mai più interpellato da nessuno, né personalmente né telefonicamente, e ce ne sono prova in tutte le intercettazioni che voi avete fra le mani, nessuno mi dice mai niente di come va questa eventuale conta o di queste tendenze, nessuno mi riporta mai, mi cita mai, nessuno dopo il fallimento eventuale della pressione sullo Adalfano dice è andata male, con me più nessuno parla di questo argomento, quindi mi sembra molto strano essere ricondotto per questa argomentazione alla famosa, ormai oggi famosa, P3. Questo ho spiegato ai magistrati, quindi non sono mai stato interpellato, non ero a conoscenza, non mi è stato mai chiesto niente, non so di che parlassero, non so qual è la loro finalità, ma siccome a questo pranzo si dice che si sia parlato in maniera scorretta dell' Adalfano, anche se quei giorni era, come dire, oggetto di tutte le discussioni, in tutti i pranzi, in tutti i salotti, su tutti i giornali d'Italia, quella specie di specchietto che mi ha riportato col su, giù, la provenienza, i giudici costituzionali, come avrebbero votato su quell'ordine. Ma nessuno poi mi parla, nei giorni successivi e anche dopo la bocciatura del lodo, di risultati, di tentativi. Sta negli atti. Quindi io faccio ciò che sta negli atti. E questo, per quanto riguarda la P3, per me è chiusa qui, anche se mi rendo conto, come ho detto prima, che ho un grande titolo che va riempito e che quindi occorre dargli, come dire, un contenuto su una roba, a mio giudizio, inesistente e pericolosissima per la democrazia. Non nel senso inteso che si cerca dargli in questi giorni, ma per il fatto che se di quello che è accaduto con la P2, delle ingiuste questioni che sono state perpetrate per anni e per le sentenze della magistratura che poi hanno, come dire, fatto chiarezza su questo argomento. Lo vorrei ricordare, visto che parlo a persone esperte. E questo è il primo punto.